Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi vi voglio portare quello che la cronaca già vi ha accennato a tutti gli orari, su tutti i canali, su tutte, diciamo, le emittenti radio in cui si davano le notizie del giorno. E vi voglio portare uno scoop, naturalmente, perché Opinione di Luzio l'obiettivo è portare uno scoop alla ribalta, logicamente, con rabbia e con gran voce, come avrete già ascoltato nei miei video, insomma. È la solita rabbia. Quello che vi voglio portare oggi alla luce è lo scenario che c'è dietro al Museo della Scienza. Sì, questo rogo appiccato da piromani, logicamente. Si sa che dovrebbe essere quindi doloso, naturalmente, questo è quello che dà la stampa. E sì, quindi sì, parliamo di un posto che normalmente avete capito che si tratta di una località ben nota agli italiani, che è Napoli. È un museo che ha fatto, diciamo, con questo rogo più di 20 milioni di euro di danni, logicamente. Ci sono 160 persone disoccupate oggi che lavoravano nel Museo della Scienza, oltre che essere un posto di cultura, dove quindi la gente andava lì, naturalmente, come in tutti i musei, per avere un più ampia gamma del proprio conoscitivo personale. E quello che a me mi fa più incazzare è che la televisione non parla quello che c'è dietro questo rogo. Ok, è facile saperlo, ragazzi. Non mi devo sempre incazzare io per dirlo, ragazzi. Ma è palese agli occhi di tutti cosa c'è dietro. Ragazzi, noi parliamo di un cancro, che è la malavita, che è la camorra, che è la Sacra Corona Unita, che è Cosa Nostra. Questi sono dei cancri. E il cancro ha bisogno sempre di nuovo terreno su cui cibarsi per espandersi e continuare ad esistere. E allora cosa fa? Se non ci sono terreni fertili dove crescere, si prendono quelli che già e si distruggono per ricostruirli. Ma è normale, si paga un piromane che dà fuoco al Museo della Scienza, perché ci sarà prima o poi qualche anima pia, vedi che i cittadini dovranno fare una colletta, logicamente, perché per il bene della città. Logicamente poi gli appalti, a chi andranno questi 20-30 milioni di euro di appalti per la ricostruzione? Verrà gestita sempre da una ditta compiacente della camorra, naturalmente. O comunque sia, se non è in prima persona lei, i materiali che verranno acquistati saranno di tante altre aziende che comunque sia sono filo camorriste o che hanno comunque a che fare con la malavita, ragazzi. È questo che c'è, il malinteresse. Allora si distrugge anche ciò che già esiste di consolidato, perché dice, allora si distrugge quello che già c'è, non si può fare cose nuove perché non ci sono fondi, distruggiamo quello che c'è, che si sa per certo che deve rimanere ad esserci, almeno quello che c'è, o diventiamo ancora più poveri a livello di quello che c'è. E questo naturalmente la camorra non lo prevede. Già si parla che un po' di soldi la regione ce l'ha, e si parla di un numero di conto corrente e un numero verde per far sì che il cittadino faccia la colletta per il Museo della Scienza, sensibilizzandolo con gli oltre 160 operai che sono senza lavoro. Allora ragazzi, diciamolo queste cose, che la camorra gestisce il potere dello Stato, perché i soldi loro li vogliono e li continuano a volere in tutti i modi, e se non c'hanno un politico naturalmente che è corrotto e che è compiacente, fanno in modo che comunque ci sia la macchina del lavoro che riparte, e che loro, avendo ben saldi nel loro organigramma statutario persone che hanno le aziende che logicamente sono leader nel settore, possono continuare a prosperare, perché danno le tangenti o comunque sia foraggiano la macchina della camorra, la macchina della malavita. È questo, ragazzi, che dobbiamo renderci conto. E non ce lo dice la televisione, ve lo dice l'Opinione di Luzio, eh? Sempre a Senigallia con la radio e con furore, ragazzi. Arrivederci.